perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! E benvenuti in questo quinto episodio della Crazy Locca Pokémon Bianco 2 della Extreme, cazzo, della Extreme Crazy Locca Pokémon Bianco 2. Io me lo dimentico sempre di dirlo, lo giuro. Detto ciò, ragazzi, che cosa è successo nello scorso episodio? Il nostro Monkey ha imparato la mossa Pietra Taglio, mossa che grazie alla randomizzazione è probabilmente una delle più forti che esistano in questa generazione. Abbiamo 100 di potenza, 100 di precisione, probabile brutto colpo e tipo fuoco. Cioè praticamente Gesù Cristo, no? Quando lui è sceso dalla croce ti ha tirato un Pietra Taglio di questo tipo. Detto ciò, ragazzi, nello scorso episodio vi avevo anche detto che avrei cambiato il soprannome di Iron Monkey, che è diventato per l'appunto Mankey. Perché, cioè, lui è, capito, femmina e quindi il nome suonava bene, quindi Mankey. Speriamo che non impari cuore stampo, oppure non penso ci siano altre mosse con i cuori. Detto ciò, ragazzi, direi di proseguire. Ma prima, signori, ho comprato la Madonna, meglio nota come repellenti. Quindi direi di attivarli subito e di andare a sgamare il Team Plasma. In questo episodio, ragazzi, oltre a voler vedere i vostri like, voglio almeno 250 mi piace, soprattutto perché siamo in periodo natalizio. Quindi, ragazzi, a Natale siamo tutti più buoni. Andiamo, ragazzi, ad affrontare il Team Plasma. Ma prima volevo prendere quello strumento. Non me l'ha fatto prendere. Ragazzi, qua ci sarà un'altra cattura in quella grotta lì. E siccome io sono avaro di catture, avaro Montenegro, creepy stories vero, andiamo a fare, dopo aver battuto sti due omuncoli, la cattura là dentro, pregando di non perdere Pokémon. Qua me la son tirata. Mettiamoci di fianco un sostituto da accarezzare nel caso dovessero... Voi avete fatto la trade union dei Pokémon di tipo erba, ci piace. Che poi non saranno mai di tipo erba, ma questi sono dettagli trascurabili. Questo Omastar, nello scorso episodio, se ricordate bene, mi ha fatto bestemmiare. Ah, sai, cosa è successo? Perché mi sono preso la sua abilità? Non lo voglio sapere. Non lo voglio assolutamente sapere. Tra l'altro, ragazzi, sarebbe molto utile trovare una bella roccia di retra. Penso fosse uno specchio velo, ma non ho visto molto bene. Buttalo giù, ti prego. Ok. La vostra madre fa i lavoretti sulla statale. Abbiamo i Pokémon che ci servivano, squagliamocela, vai, ciao, è stato un piacere. E adesso, ragazzi, apparirà il mitico Acromio, signori, che abbiamo... Non è che potresti sostituirmi, no, perché ho fatto una figura di merda, vorrei andare a piangere in un angolino. Comunque adesso appare Acromio, ragazzi. Qui abbiamo lui che ci dà forza senza un motivo apparente. E Artemisio che passa, lui arriva, si scopre, l'era nelle fogne accampato. Eccolo qua, il mitico Acromio, che in poco un ultrasole e poco un ultraluna prende le sembianze di un cazzo di astronauta, così senza motivo. Quella, aspetta, diamogli una voce molto, molto scienziatistica. Quella con il Team Plasma è stata una sfida incredibile, una rara dimostrazione di come si tira fuori il potenziale dei Pokémon. Bella sfida, anzi bellissima. Anche interessante, davvero. È tipo un po' diciamo che ha delle tendenze homo questo Acromio in questa serie, però vabbè. Chi era quello? Era Acromio, sì, ti vengo a sfidare. Il problema è che mi sto facendo la cacca addosso. Beh, bello, grazie. Tutto sto casino per voler prendere che cosa? Un bijou buio. Allora, le fogne sono vuote. Si riempiono in una stagione che, se non sbaglio, è l'autunno. Non vorrei sparare una stronzata. Oh, ma come se me lo stesse dicendo che ci devo fare la cattura qua dentro. Allora, fatemi vedere, però. Se ho Pokéball a sufficienza. Sì, dai, direi che... A meno che non mi viene fuori Giratina, dovrei riuscire a farla la cattura. Dammi un Pokémon che si evolve. Ti cedo, te lo chiedo per favore, col cuore, guarda. No, 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 no. Raga, tutti. Tutti, ma non lui. Ma io che cazzo me ne faccio di un Chatot? Cosa me ne faccio di un Chatot? Tra l'altro, non lo catturo, voglio ucciderlo sto coso, perché... Perché mi apre. Ok, mi sono aumentato la difesa.
Aiuto, aiuto, ho paura. Ho paura. No, 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 non la rischio, raga, lo uccido. Lo uccido, tanto è una cattura di merda, morirebbe subito, lo uccido. Se mi fa un altro avvolgibota mi secca, ok, perfetto. Come giocarsi una cattura? Tutorial by Creepy Stories. Ora, prima di andare verso la palestra e sganciare ulteriori bestemmie, manco fossero delle nucleari, direi di andare ad affrontare un po' di allenatori qua, perché, ragazzi, dobbiamo allenarci un pochino di livello. Comunque, verso, spero, il prossimo episodio, potrebbe addirittura evolversi Mankey. Sperando che non mi muoia in questo di episodio, perché se dovesse succedere, poi non lamentatevi se viene giù Gesù Cristo a redimermi dal peccato, perché quella è l'unica soluzione per farlo. Tra l'altro siamo di livello basso, raga, non riesco a capirla sta cosa. In realtà sì che riesco a capirla, cioè ho alzato i Pokémon di livello, molto semplicemente. Quindi un Pokémon a livello... eh sì, aumentano, stanno aumentando. Ok, perfetto, non è una buona cosa questa, raga. Forse ho fatto una piccola stronzata, giusto quel filino di cacca che ho messo in questa ROM si sta facendo sentire. Dammi qualcosa di utile. Muscle Band, non mi ricordo nemmeno cosa faccia, per il momento non ho voglia di controllare. Direi di fare fuori questi allenatori, cioè, velocemente, stavo per dire in scioltezza, ma poi mi sono ricreduto. Bello questo Psyduck, livello 19. Mi chiedo se qua sono a livello 19 di loro o se sono io scarso. Non vorrei mai fosse la seconda, perché in tal caso il capo palestra non è che mi ara, proprio mi passa sopra col trattore. È un problema, capite, no? Brucia tutto. Beh, non è una pessima mossa. Forse al posto di pugno spine? Al posto di pugno spine, sì. No. Beh, sì. Sì, dai, ci sta. Fisico, se non sbaglio, change è più fisico che speciale. Non vorrei sparare una cagata. Donna poeta, cioè, non ci hai preso niente. È un giramondo ed è maschio. Cioè, proprio ti sei impegnato per dare una descrizione di merda. Vabbè, erano uguali, sì, insomma. Erano identici, vabbè, dettagli. Allora, proviamo a mettere davanti Mankey. Vediamo un po' cosa riesce a fare. Mi fa stranissimo chiamarlo Mankey, però effettivamente è il suo soprannome, quindi... oh, questi qua sono randomizzati, no? Coccio blu, così a caso, qua dovrebbero trovarsi tipo i bijou, così a caso, cioè voi immaginatevi, no? Che state camminando per una grotta e niente, dalla terra viene fuori tipo talismano, un bijou, è fatto francese, lo so, il francese, quindi è bijou. Mike Boss, perfetto, eccolo qua, con un Mudkip, interessante. Allora, vediamo se riesco a mandarlo giù con la mossa di Dio, la mossa di Dio, perché non ce n'è, è di Dio sta mossa. Guarda te, che potere, brutto colpo, sì! Raga, è bellissimo. È bellissimo. Quanti pp abbiamo di sta roba? Solo 5. Dobbiamo trovare dei pp max. Qua adesso però non ha funzionato, perché insomma non è che è Gesù Cristo. No, raga, sto manchi c'è veramente delle mosse che non stanno né in cielo né in terra. Prego che se si evolve, così non ce la gufiamo, prego che se si dovesse evolvere, si evolve in qualcosa di decente, perché altrimenti bestemmia. Il mio dubbio è se uccidermi oppure no. Allora, questo qua è l'antico sentiero, manco mi ricordavo il nome del posto, interessante. Allora, volevo vedere però cos'era la Muscle Band, visto che già ci siamo. Foce che potenzia di poco gli attacchi fisici. Ok, visto che... mi sono inceppato. Visto che in questa serie non si capisce un cazzo di quali siano gli attacchi fisici e quali no, direi di bypassare per il momento. Ragazzi, quello che non vi ho detto è che c'è ancora una cattura volendo qua dentro. Vi ricordate il giardino di cui parlavo la scorsa volta? Ecco. Ora, io penso che queste fogne me le esplorerò fuori parte, sinceramente, per allenare manchi magari. Oh, guarda che bella cosa. Dicevo, per allenare miele. Per allenare manchi proverò a esplorare un pochino le fogne. In generale penso che lo allenerò qui. E l'effetto del repellente è finito. Quindi, ragazzi, possiamo... ce la rischiamo? No, non ha molto senso, perché tanto sono randomizzati. Quindi direi, ragazzi, di fare una bellissima cosa. Di buttarci nell'erba alta. Abbiamo doppia cattura. Cioè, nel senso, abbiamo doppio incontro. Quindi automaticamente più possibilità di trovare un buon Pokémon. Quindi per piacere, fammi una cortesia, dammi qualcosa di buono. Soprattutto dammi qualcosa, sarebbe una parte molto gradita. Ma... cioè davvero devo trovarlo lì? Ma che cazzo è? Ma io l'ho disattivato? No, l'ho disattivato il repellente, l'avete visto tutti? Vabbè, ragazzi, caffè, cappuccino, non lo so. Volete qualcosa? Desiderate, non lo so. Il bar è aperto! Guarda! Ma non li trovo, ma che è?
E vaffanculo! Ok, almeno, sì, non si evolve mai anche lui, ma... Ma che cazzo! Appena ho toccato l'erba normale, ma... Mi sto facendo la cacca addosso, però, io, sapete com'è. Ma raga, ma che cazzo era sta merda? Ma vaffanculo! Penso che fosse un bug, perché altrimenti... Vuol dire veramente che mi stanno uccidendo. Cioè vuol dire che mi odiano nello specifico. Cioè è proprio incredibile sta cosa. Raga, non so fare le catture, dai. Purato. No, ma... Cioè, quest'erba qua è buggata, cos'è? È buggata! Per forza, sei buggato! Com'è possibile sta cosa? Fai vedere, giusto per vedere chi si trovava qua dentro, giusto per rosicare. Vabbè. Comunque non si evolve. Sta di fatto che abbiamo perso la cattura miseramente. Cioè, ovviamente io non potevo saperlo. Ho sparato una mossa a caso e puntualmente ho sbagliato mossa. Ci piace tutto ciò. Ora, io non ricordo se il Team Plasma ora è fuggito o se ce l'ho ancora in giro tra le palle. Mi pare che sia fuggito, effettivamente. Il tuo amico mi sembrava un po' arrabbiato. È andato... Sì, guarda, è andato tutto bene. Adesso andiamo alla palestra, grazie. Tu hai un'utilità? No, ok, mi ricordo che questo qua, non mi ricordo se era lui... Però qualcuno in nero dava delle pietre qui, se non ricordo male. Potevi sceglierle. Solo che penso che adesso sia stato rimosso, perché era, diciamo, a seconda della scimmietta. Beh, a tutte le scimmiette che ottenevi all'inizio. Ciao, Ambi, se ci stai seguendo. Era per l'appunto utile per la scimmietta che avresti scelto all'inizio del gioco. Cioè, in realtà no, che ti avrebbero dato all'inizio del gioco. Però a sto punto suppongo che l'abbiano rimossa perché non c'è nulla. Comunque la città non l'ho esplorata così tanto bene. La esplorerò fuori parte perché, ehi, non abbiamo così tanto tempo, signori. Detto ciò, allora, magari faccio giusto una rapida controllatina dei moli per vedere se c'è qualche numero di Avogadro. Perché è moli e quindi numero di Avogadro. Destin comune, grazie. Spero che tu non ti uccida, perché altrimenti il nostro destin comune potrebbe essere un pessimo, pessimo destino. Detto ciò, ragazzi, io sono veramente mortificato per le catture missate in questo episodio. Non abbiamo molto altro da fare, non ci sono altri Pokémon da ottenere qua in giro. Io nel prossimo episodio comunque vedrò di esplorare, diciamo, la città un po' meglio. Oppure potremmo farlo anche adesso, perché affrontare la palestra mi terrorizza assai, sarò sincero. Affrontare la palestra mi mette la paura di morire addosso in questo momento. Perché effettivamente sono di livello basso. La palestra, se non sbaglio, è al 23. Quindi in realtà, ora che ci penso, avrebbe molto più senso. Tanto questi qua li prendo per il futuro più prossimo. Avrebbe molto senso se andassimo ad esplorare un po' di roba. Più che altro a fare le battaglie, se non sbaglio. Ecco, questo qua, ad esempio, dovrebbe essere la lotta SPA. Direi di farci la lotta SPA, ragazzi, perché effettivamente affrontare la palestra è molto, 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 molto rischioso. Adesso ti levi dalle palle. Sì, figliolo, caro. Grazie! Grazie! Quando ancora condividi esperienza non rovinavi i giochi, raga, che bello. Ok, perfetto, allora saliamo le scale. Che sì, sono proprio scale, creepy, grandissimo. Ok, perfetto, iniziamo ad affrontare un po' di gente. In questo modo, ragazzi, ci facciamo un po' di livelli. Se no, altrimenti va a finire che la perdo sta serie contro Artemisia. Non sarebbe una cosa positiva. Ci terrei a portarla un pochino avanti. Marshall Contoto, dai, perfetto. Marshall Amplificator. Che poi il mio è della Fender, infatti, che cazzo sto dicendo. Allora, individuo. Grazie, così va molto meglio, perfetto. Ragazzi, io sinceramente... Grazie, io non ho parole, le catture non le so più fare, sono diventato ritardato. Vabbè, cioè che poi ci sta perché... Non lo so, raga, mi fa vedere... Che io ricordi, questo aveva una certa mossa che non mi piaceva. Better known as Abisso. Abisso, ok, fermi, switchiamo. Switchiamo, mannaggia. Vai, John Frog, vai tu, per piacere. Rendimi fiero di te, ti prego. Battite.
Allora, ci terrei a non essere stuprato analmente da un Noctowl. Grazie. Muori. Battiterra. Ok, perfetto. Penso fosse di tipo fuoco, battiterra. Sì, ha intuito, direi assolutamente di sì. Non è vero perché era super efficace su Jonfrog. Sentite, raga, non lo so. No, fai dimenticare tutta la vita. Vai, perfetto. Jonfrog livello 21 vorrebbe imparare grandine. Assolutamente no. Piuttosto mi impicco, seriamente. Ok, perfetto. Considerate le tue capacità, saprai. Dai, la cazzo di svendita delle Pokéball. Perfetto. Non ricordo effettivamente se ci sono altre zone in cui affrontare gente in questo posto. C'erano dei ballerini. Cioè, non sto scherzando, c'erano dei cazzo di ballerini in questa città. Questo non è un uomo, te lo posso assicurare. Però per l'appunto non so se sono rimasti in nero 2 e bianco 2. Più che non saperlo, non me lo ricordo. No, sbadiglio, dai, però c'è la madre Troia, scusami. Te la sei anche cercata, caro mio. Tristian Man, ok, il comeback dei Tristian. Dai, dammi qualcosa di utile. Baccamora, bacca bionda, mirino. La sagra degli strumenti di merda, praticamente. Cioè, nel senso, lo schifo umano. Allora, fermi un attimo. Curiamoci Pokémon, che raga, io non vorrei mai che le cose finissero male, sinceramente. Allora, per il prossimo episodio, io vedrò di allenarli comunque un pochino, perché comunque vorrei non morire. No, tu, scherzavo. Tu, ti avevo perso, figliolo. Vieni qua. Volevo venire io da te, però vabbè, dettagli. No, per l'appunto, volevo allenare un pochino i Pokémon, in particolare Mankey, così magari nel prossimo episodio potremmo addirittura riuscire ad evolverlo. Sarebbe fantastico, perché un po' di clickbait a questa serie non farebbe male. Detto ciò, vento gelato. Ole, che bella cosa quando... Minchia, sincrumore, il tuo umore, raga, zio, deve essere a terra, perché vento gelato è di tipo terra, e quindi... Quindi è a terra. Cioè, proprio per terra, cioè... Dai, andiamo al piano di sopra. Chiedo perdono al pubblico. Comunque, 54esimo piano, Cristo Madonna, è tantissimo se ci pensate. Bacca Perino, guarda! Sono le bacche, ma sembra che ci abbiano il fetish in sto gioco. Ok, perfetto, affrontiamo il boss, zio, che non è ovviamente lui, è il figlio a caso. In Pokémon Nero era lui il boss a merda. Adesso è il figlio, così a caso, perfetto. Parte sfida di Christine Breeder, perfetto, che ha un cavallo, ottimo così. Vai, Mankey, è il tuo momento. Dammi una gioia. Aspetta. Il tipo di Mankey quale cazzo è? Qual è il tipo di Mankey? Non mica me lo ricordo. Terra acciaio. Oh. 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 Curioso. Ah, ne hai un altro. Non avevo visto che ne avessi un altro, sarò sincero. Beccata. Muori. Mamma mia, Mankey. Mamma mia Mankey, che cosa commovente. Ho perso questo perché tu sei forte, tu... Sì. Mi dai qualcosa? Eh no, tu mi hai già dato il condivido esperienza, infatti. Aspetta, cosa che dice questo? Un oggetto che permette ai Pokémon di parlare. Questo è il mio sogno in qualità di presidente. Wow. Tipo Rotom Dex, bella. Bruciate sto posto, vi prego. Ok, perfetto, siamo scesi. Allora, questa città, raga, è... Che cazzo sei? Chi era? Costui. Ho scelto... Snivy! Ah. Ok, va bene. Lasciamo perdere. Via, perfetto. Allora, io non so che altro potrei fare in questa city. Tipo, buttarmi in questa viuzzola a caso. Ah, questa qua era la via del tumore che mi faceva spaventare. Sì, dammi la MT. Cosmoforza. Cosmoforza non è malaccio, raga. Ok, perfetto. Allora, io adesso esploro un pochino la città, perché per l'appunto mi sento pronto zero per la palestra. Ok, sì, i ballerini li hanno levati dalle palle. Oh, volendo potrei anche far... Che cazzo sei? Volendo potrei anche fare la cattura qui sopra, però mi sembra abbastanza stupido per il momento. Le abbiamo perse e sti cavoli, raga. Vabbè, comunque direi che non c'è più molto da fare, quindi questo episodio, seppur breve, finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto, ragazzi. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Ho appena tirato una botta alla chitarra e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed dei video che carico. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.